One moment. Ma serio? Aspetta, è quello il sopravvissuto, quello di prima, eh? Parliamone. Che ho fatto culatta. What? No! Ma tu veramente? Da dietro, tac tac tac. Ma una cosa molto importante, ragazzi, quando loro sparano, vedete che polverone che alzano? Ok, ne approfittate. Tac. Non mi serve il telemetro. No. Bravo, vero? Mi spiace, niente kill. Ti salva Devi. Ti salva Devi. Ti salva Devi. Forse non è chiaro il concetto. What? Serio? Ma quest'albero del... Ma non ci credo mai nella vita. E sì che mi vede. Ma dai. Quell'azione è stata bella perché non solo mi aveva preso, immobilizzato e poteva finirmi, ma in realtà l'abbiamo finito noi, o comunque l'abbiamo messo in difficoltà perché gli abbiamo fatto letteralmente la culatta. Non dovevo farlo sto passo. Sto passo non dovevo farlo. Non dovevo farlo, non dovevo farlo. Mi sono messo in una situazione troppo... Perché abbiamo preso il controllo, miseria, della zona. Perché ho pushato così tanto? Cioè, la cosa assurda è che tu dopo 4 secondi puoi attaccare di nuovo. Ha! Qua dietro sta. Qua dietro sta. No, ti ho sentito, fra. Lo sai che ti ho sentito? Stavo cercando proprio a te, stavo cercando. Aia.
Ti salva Devi, tranquillo. No, fra. Vi salva Devi o non vi salva Devi? No! Non puoi sparare, è vero. Non so perché pensavo che caricasse velocemente. E invece non è così. No! Aspetta, ho sbagliato. Da dietro. Ma perché mi sono messo in questo punto dove mi vedono tutti? Devo scendere. Lo so che sta là, l'ho visto. Esci. Dai, veloce che devo guardare a sinistra, che arriva qualcuno. Fa perdere tempo. Non passa più. Tiger, cos'è? No, Tiger, che Tiger. Di 55. Ma è normale. Ma grazie. Sto guardando da un'ora sulla destra. È normale che poi viene davanti. Miseria. Doveva fare prima la retromarcia quell'altro. Ora vi siete presi paura perché qualcuno ha sparato. C'è qualcuno sulla destra. Aiutatelo. Sta sulla destra. Ti salva Devi. Ti salva Devi. E io devo venire a fare sta cosa. C'è due, quei due a sinistra proprio, buongiorno e buonanotte. Vai. Veloce. Vai. Vabbè, capito. Mi scordo che devo reimpostare il tasto. Bel lavoro di squadra, mi è piaciuto. Vai, 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 sinistra, vai, sì, ok. Mi coprite le spalle? In questa colonna non solo troviamo il Ferdinand, lo Jagdpanzer 4-5, lo Jagdtiger, il più recente Raketen Automat, ma abbiamo anche il carro armato che abbiamo visto oggi nelle varie clip, ovvero la 2, un carro armato leggero con un cannone da 105 con dei proiettili Sabot a 8.3 in era 6. Che cosa volete di più? Abbiamo esattamente, se ricordo bene, 12 colpi nella clip. Ok, 12 colpi, sì, stiva munizioni di 12 colpi e una la ricarica tra un colpo e l'altro è di 4 secondi, quindi sparo il primo colpo, dopo 4 secondi, tac, sparo l'altro, è qualcosa di impressionante. Il tutto sarà fornito, sarà, come dire, sarà possibile tramite appunto il pilota, l'artigliere che si sdoppia e il comandante, tre membri dell'equipaggio per un carro
a dir poco fenomenale. Punti deboli, ovviamente non abbiamo molta corazzatura. Quando lo sbloccherete non potrete arrivare molto in anticipo rispetto agli avversari, perché il carro armato di per sé non è velocissimo, va a 59 km/h, però una volta che avrete iniziato, sì e no, che raggiungerete i 30, i 35 in discesa. Ovviamente in discesa la velocità massima sarà raggiunta. Per quanto riguarda poi la mitragliatrice, una comune 7.62, i proiettili, attenzione, abbiamo la possibilità, come detto, di utilizzare le Sabot, quelle che ho utilizzato durante la partita. Il supporto di artiglieria è presente, abbiamo anche ovviamente il drone per le ricognizioni, però qui non erano sbloccati. Da non sottovalutare comunque i proiettili anticarro ad alto esplosivo. Ve le faccio vedere rapidamente in guida di prova, perché qualcuno potrebbe dire, vabbè dai, con le Sabot siamo tutti bravi. In realtà anche questi proiettili possono fare particolarmente male, d'accordo? Forse conviene portarne un po'. Ok, questo ovviamente, vabbè, era un colpo sulla pilota artigliere. Il colpo comunque va a penetrare. Culatta del cannone. Ecco, già la culatta del cannone si deve ritirare. Comandante, obiettivo distrutto, d'accordo, quindi i colpi sono abbastanza efficaci. Giudicate voi. Comunque portate i Sabot qua leggermente più in alto. Ho mancato? Portate i proiettili Sabot, lo sto mancando perché sto sparando un po' a cavolo. Ok, proiettili efficaci, perché comunque potrete incontrare anche un IS-4M, l'abbiamo distrutto prima, e quant'altro. Quindi potreste anche decidere di portare questi proiettili, perché magari vi capita un qualcosa di più leggero. Allora, per essere sicuri di fare la kill, perché altrimenti magari danneggiare solo alcuni moduli o alcuni membri dell'equipaggio, andate a ferirli. Ecco, con questi proiettili la kill arriverà nel 99% dei casi. È un carro comunque sia di supporto, come abbiamo visto nella recente clip dove mi sono fiondato ad aiutare l'alleato che era attaccato dal nemico e poi ho aiutato nella riparazione. Cos'altro dobbiamo dire su questo carro? È un carro che comunque sia non è al 100%, perché la qualifica costa 590.000, non tantissimo, però se volete un qualcosa di più efficace, non dal punto di vista della ricarica bensì dal punto di vista delle riparazioni e quant'altro, sicuramente la qualifica potrà darvi una mano ulteriore. Ragazzi, il video è terminato, io come sempre vi ringrazio per like, i commenti e le visualizzazioni, noi come sempre ci vediamo con un prossimo gameplay. Ciao!